Allora ragazzi, secondo modulo del corso di armonia applicata, triadi minori questa volta. Triade minore ovviamente cambia di una nota rispetto alla triade maggiore, ma è la nota fondamentale, fondamentale no, ma la nota caratteristica, che dà la caratteristica minore maggiore all'accordo. Quindi facciamo l'esempio in Mi. Abbiamo la tonica, la terza minore, la quinta e l'ottava. Solito consiglio dell'altra volta studiare con le tre posizioni, tre diteggiature, la triade, questa volta minore. Quindi se la faccio in Mi, partendo dal medio, dal minio, dall'indice, mixo il tutto sempre ragionando a due ottave almeno. Così e fate tanto tanto esercizio in questo modo, come abbiamo detto per le triadi maggiori, in tutte le tonalità. Quindi prendetevi il vostro tempo per studiare Mi, poi passate a Fa o salite di una quarta, eccetera, eccetera, ma studiatele tutte perché sarà fondamentale in tutto quello che farete. L'esercizio che abbiamo visto l'altra volta si può applicare ovviamente anche alle triadi minori, quindi farle tutte. Semitoni oppure, come avevamo detto, discendenti, ascendenti, insomma, anche per le triadi minori il concetto è sempre il solito, quello di inventarvi i vostri esercizi e crearne appunto nuovi a vostro piacere, cambiando ritmica, cambiando un po' tutto, insomma. Andiamo a sentire ora con un tappeto, questa volta appunto di minore, la differenza rispetto alla triade maggiore di sonorità e di tutto. Ecco, la prima cosa che volevo dirvi è sentire il colore che ha questo accordo. Ovviamente è completamente diverso dal maggiore. Si sente questa caratteristica un po' di tristezza, di malinconia nella triade minore, e questa è la base per tutta la musica, tutti i generi. Quindi esercitiamoci un attimo come abbiamo fatto con le triadi maggiori su tutta la tastiera. Siamo in Mi minore. Sola. Poi, come abbiamo fatto l'altra volta, cercare di creare qualcosina di musicale dal semplice sempre. Sentite ogni nota che effetto dà, soprattutto la terza. Ecco,
di logica musicale. E cantare le frasi come abbiamo visto a Trotman oggi, perdonatemi, ma mi rifiuto. Questo argomento direi che avete da studiare, e ovviamente per qualsiasi domanda, per qualsiasi approfondimento o altro sono sempre disponibile al 100%. E per quanto riguarda le triadi, io direi che ci sono altri due tipi di triadi, come vi scriverò nel PDF, che sono quelle aumentate e quelle diminuite. Siccome tanto andremo a vedere ogni tipo di accordo, di settima, eccetera, ne parleremo quindi in quell'occasione lì. Tanto una triade diminuita o un accordo diminuito settima si può accumulare da due cose e studiare una volta sola per due. Quindi fondamentale le triadi maggiori e minori. È giusto conoscere sicuramente cos'è la triade diminuita, cos'è la triade aumentata, ma è anche abbastanza inutile che io vi faccia una lezione specifica per ogni tipo di triade. Tanto le più importanti le abbiamo viste e avete a studiare su queste, quindi dal prossimo modulo si passerà direttamente agli accordi di settima, quindi la triade più la settima. Ci vediamo al prossimo video e grazie ancora per aver acquistato questo corso.